Un bolide roccioso di 10 chilometri di diametro si affacciò dallo spazio e piombò in mezzo al mare. Fu come se milioni di bombe atomiche scoppiassero in un sol colpo. La superficie del pianeta si increspò. Tsunami colossali si alzarono per centinaia di metri. I cieli si addensarono di rosso fulvo, di fuliggine e cenere. Le rocce cominciarono a piovere infuocate sulla superficie terrestre, disseminandola di incendi devastanti. Un quarto della materia vivente venne ridotta in cenere. Foreste, boschi, praterie furono carbonizzate in tutti i continenti. Le piogge acide avvelenarono gli oceani. Le piante soffocarono. I ghiacci avanzarono. Il fuoco e il freddo si alternarono per secoli come piaghe bibliche. Nulla fu più come prima. Finalmente il finimondo. Motivi per i quali Maya, un paio d'anni fa, hanno rinviato la fine del mondo. Volevano prima finire il gioco della settimana enigmistica intitolato «Trova almeno 7 differenze tra Renzi e Berlusconi». Non ce l'hanno fatta. Bruno Vespa non aveva ancora completato il plastico della Terra. Avevano appena scoperto Peppa Pig. Ci tenevano a visitare l'Expo, in particolare l'unico padiglione terminato, San Vittore. Hanno guardato dall'alto quella terra che volevano distruggere e hanno detto: «Ehi, ma quello è il PD, se c'è qualcosa da distruggere loro sono insuperabili». Volevano vedere se dall'unione tra Salusti e la Santanchè sarebbe nato un OGM oppure una bambola di centrodestra, la Barbie brunetta. Hanno dato un'occhiata alla situazione dell'Italia e si sono resi conti che la fine del mondo era già in corso. Il mondo non ha mai smesso di finire. È un fatto curioso. In tutte le epoche, in tutte le culture del mondo, dal poema di Gilgamesh alla Genesi biblica, all'anno 1000 non più 1000, l'uomo ha sempre pensato che il tempo fosse sul punto di finire. Noi oggi sappiamo che l'evoluzione non è una storia che si snoda come una catena di anelli ininterrotta, come scriveva Montale tempo fa. È qualcosa di diverso, è solcata da passaggi, da momenti di transizione, alcuni anche molto traumatici, e sono momenti nei quali si uniscono la morte, la fine, vere e proprie distruzioni di massa, e la vita, cioè un nuovo inizio per nuove forme viventi. Quello che noi scopriremo insieme questa sera è qualcosa di sorprendente, e cioè che il mondo è già finito tante volte, non solo, ma che noi non saremmo qui se il mondo degli altri non fosse finito, e che
cosa possiamo dire per cominciare? Che i dinosauri non sono sopravvissuti alla lunga notte del Cretaceo. E allora una prima domanda dalla quale partire potrebbe essere questa: chi sopravviverà alla lunga notte che noi adesso, con la nostra miopia, stiamo facendo calare rapidamente su questo pianeta? E allora cominciamo dalla notte. Che notte quella notte? Se ci penso, mi sento le ossa rotte. Beh, mi aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo, è lei, ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Baclapeste e Jack Bidone coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ho uguale, ma l'ho messo K.O. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Li conto, sono sei, poi li conto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta si avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi: sì, no! Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Ho preso l'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Che baci, che botte, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte. Buonasera e benvenuti a Passaggio di Sola Andata, questo viaggio che faremo insieme. Un giornalista, un filosofo della scienza col pallino dell'evoluzione, Telmo Pievani. Ciao Telmo, benvenuto. Ciao Fede. E direttamente da Cesano Boscone, la banda Osiris. Da 20 anni festeggiano il ventennale di carriera. Testimonial del Ministero della Cultura, loro sono testimonial da anni. Le conseguenze dei tagli alla cultura, li possiamo vedere. Non faccia subito. Finalmente il finimondo è il titolo di questa serata e andremo a raccontare la nostra storia, le nostre origini, ma soprattutto il finale, questo senso di finitudine che ci accompagna e diventerà protagonista di questo viaggio. Lo faremo attraverso 5 passaggi, 5 momenti della storia del pianeta che sono stati particolarmente caratterizzanti. E ci accompagneranno 5 parole chiave che saranno un po' le orme che seguiremo insieme per questo passaggio di sola andata. Partiamo con la prima parola? La prima parola è catastrofe. Complimenti per il tempismo, tra l'altro. Telmo, abbiamo iniziato con un brano preso da Guida per Apocalittici Perplessi che descriveva la catastrofe che ha causato l'estinzione. C'è vostro cugino in sala? Catastrofe. L'estinzione dei dinosauri e di tantissime altre specie. Ora ci risiamo, c'è una grande minaccia che incombe su tutta la biodiversità. Questa volta però la minaccia non è
un asteroide, ma ha un nome e un cognome ed è molto simile al nostro, Homo sapiens. Sì, è così. Qualche mese fa nessuno ne ha parlato sui giornali, ma una delle più importanti riviste scientifiche al mondo, che è Science, quindi non proprio un libello di militanti ecologisti, ha pubblicato una mappa di quello che sta succedendo alla biodiversità terrestre e i dati sono impressionanti. Quasi tutte le forme viventi, comprese quelle che pensavamo fossero più resistenti, come gli insetti, gli invertebrati, sono ormai estinte per più del 40%. E quindi siamo di fronte a una vera e propria catastrofe. Questi scienziati hanno usato un termine terribile che è defaunazione. Stiamo praticamente spolpando, defaunando il pianeta. È una sorta di grande estinzione di massa, la sesta, perché ce ne sono state cinque in passato altrettanto importanti, solo che è la prima volta che succede che viene causata da una sola specie. Attraverso che cosa? La frammentazione degli habitat, le specie invasive che distribuiamo in giro per il mondo, l'inquinamento, la popolazione che cresce e ovviamente lo sfruttamento eccessivo attraverso la caccia e la pesca. Tutto questo messo insieme ha prodotto questa grande estinzione di massa. Irreversibile? Le estinzioni sono sempre irreversibili, non si torna mai indietro, non si possono ricostituire vite che sono già esistite, che sono passate, neanche con la clonazione. Stavo pensando che poi comunque l'uomo cerca di intervenire, che ne so, il ripopolamento dei lupi, no, che sembra una cosa anche che possa funzionare, poi arriva un Rolex ed è un casino, cioè a volte basta veramente poco per andare a stravolgere questo equilibrio. Vuoi che partiamo con animali, politica, no, se poi abbiamo un intero catalogo. Aspettiamo un attimo. Catastrofe, l'etimo di questa parola è ben... sarà tutta sera così? No. Ci mettiamo d'accordo. Almeno all'inizio per far capire. Okay, che è una vaccata. Okay. No, che ognuno ha il suo ruolo. Benissimo, ok. Catastrofe. Guarda cosa hai scatenato, vedi? Adesso l'ho detto. L'origine di questa parola suddetta... Allora, questa parola è una parola bellissima, a parte significa il contenuto... ma deriva dal greco e vuol dire stravolgimento, vuol dire quel momento in cui gli eventi vengono stravolti, nasce soprattutto nella tragedia greca, ed è quel momento in cui la necessità che era dentro la trama degli eventi si esplica, si manifesta attraverso lo stravolgimento finale, quindi è un momento catartico, direbbe qualcuno. Esiste una sorta di sceneggiatura standard, un plot narrativo per... raccontare le catastrofi, vero? Ci sono degli elementi che ritornano sempre. I film catastrofisti non sono di grandissima qualità, non so, 2012, questi ultimi, se fate caso, ma l'hanno notato anche dei critici letterari, hanno un plot evidentissimo, perché di solito cominciano ad emergere degli indizi che soltanto alcuni notano, qualche scienziato pazzo, qualche eterodosso. E a quel punto è interessante perché vedi che gli indizi cominciano a diventare sempre più chiari e i politici, i decisori, si dividono sempre in due correnti, gli scettici, quelli che cominciano a dire no, ma non è vero, siete tutti catastrofisti, non è possibile, andiamo avanti così, e i complottisti che invece subito vedono chissà quale trama sotto. D'Alema da che parte sta di solito? D'Alema sta dove gli conviene di solito, diciamo, tranne forse nell'ultimo periodo. A parte questo, cosa succede? Poi gli indizi cominciano a diventare assolutamente evidenti, si rompe la crosta terrestre, succede di tutto, il clima cambia e a quel punto si innesca un altro meccanismo che è quello della fuga collettiva, che poi è quella che selezionerà i salvati e i sommersi. Quindi la fuga in auto è un grande classico, c'è la catastrofe, c'è l'asteroide che arriva, ci sono le cavallette, insomma c'è una situazione esterna che incombe. C'è l'auto e abbiamo fatto un montaggio di una serie di trailer cinematografici che mettono proprio in evidenza questo momento, il momento della fuga in auto, che grazie ai potenti mezzi, la fuga in auto, il trailer, i potenti mezzi li hanno tagliati. Se possiamo farla in 3D live in 3D in tre, sì, giorni, quindi ecco, la fuga, c'è la fuga disperati, fuga, a un certo punto trovano un mezzo, trovano un'automobile, ecco questo dovrebbe essere, così mettiamolo in centro, così è più bello, perfetto, ecco, mi apre la porta, grazie, così, guarda, ok,
Ok, ecco. No, no, cazzo, è difettosa, no, dobbiamo scappare, non adesso. Faccio così, perfetto. Allora, metta le cinture, che è un viaggio pericoloso, dobbiamo fuggire. Metta le cinture, forza, vada, veloce. È pericoloso, ma la sicurezza è importante. Aiuto, aiuto. Ecco, metta le cinture, lasci stare, vada, vada. Attenzione, metta in moto così. Aspetti. Piove, c'è anche la pioggia quando c'è la fuga, no? Accendi il tergi, attendi al tergi, è un optional che la macchina viene dato anche nel peggior film. Ok, spenga il tergi, vada. Ok, c'è cavallette, non piovevano cavallette, vada. Metta in moto, accendi, guarda, cambi marcia, prima, seconda, cambi, terza, cambi marcia, cambia, quarta, cambi, quinta, cambi, sesta, cambi marcia. Faccia passare l'ambulanza, veloce, prende la scorciatoia, sinistra, destra, da quella parte, dosso, cunetta, sinistra, c'è il tornante, guarda, tornante, attenzione, veloce così, eviti la coda di lì, sono tutti davanti, sinistra, vado, Deve essere single fatta la macchina. Come cazzo scappiamo adesso? Beh, cerchi di disintasarla. Vediamo un po'. Ottimo, perfetto. Però adesso la macchina non va più. Il plot è finito, siamo spacciati. Non è vero. Eh? Perché il plot prevede sempre un finale solare, giusto? Sì, certo. Perché è un passaggio epocale, no? Quindi succede la fuga, diventa sempre più selettiva, qualcuno cerca di arrampicarsi sugli altri, di avere il sopravvento, ma non ce la fa. Alla fine ce la fanno i buoni e risplende di nuovo il sole, così come tutte le fini del mondo c'è un significato edificante. Bravi, didascalici, ma bravi. Tutti aspettano la catastrofe finale, ma non arriva mai. Prima abbiamo citato i Maya, il 2012, ma è l'ennesimo esempio di profezia errata. Ecco, non basta una profezia errata per far venire qualche dubbio sulle profezie successive? Questo è un bel punto, perché il mondo continua a finire, siamo sempre sul punto che finisca e poi non finisce mai. Pensa che negli anni 50 due psicologi sociali americani, un po' fuori di testa, fecero un esperimento bellissimo, che è il famoso esperimento della setta del pollo. Funzionò così, loro andarono, si misero dentro un gruppo di persone che negli Stati Uniti avevano cominciato a seguire una santona che pare vedesse nel futuro leggendo nelle viscere dei polli, questo nel Tennessee. E questa in effetti aveva cominciato già a prevedere, aveva già dato una data della fine del mondo. Questi due psicologi si insinuarono, fecero finta di essere degli adepti e osservarono tutto quello che succedeva e si accorsero di quello che succedeva quando la fine del mondo stava per avvicinarsi, la crescita della tensione, questo senso di credenza fortissimo, ma la cosa incredibile, poi la fine del mondo non arriva, la signora comincia a dire che in realtà sono stati perdonati, che c'è stata una deroga e quindi bisogna continuare a stare insieme, e questi sviluppano tutte delle credenze ulteriori per continuare a stare nella setta e continuare di nuovo a credere nella fine del mondo. Quindi è una sorta di chiusura mentale, che tra l'altro è tipica di molte forme di fondamentalismo, per cui ti chiudi dentro una realtà totalizzante, per te quello è l'unico mondo che ha un senso, ti rassicura, ti consola, anche se prevede la fine del mondo, è un viaggio chissà dove. Però poi abbiamo voglia di mettere questa parola fine al nostro destino, è una sorta di sindrome da yogurt, cioè abbiamo bisogno di avere una data di scadenza. Da dove nasce questa necessità? Questo è difficile rispondere, perché è talmente universale questo fenomeno che deve esserci sotto qualcosa legato a come funziona la nostra mente. Gli scienziati si sono dati due tipi di risposta: una è che la fine del mondo evidentemente dà un senso al tempo, no?
perché vuol dire che se c'è un momento in cui tutto finirà, vuol dire che è cominciato, che c'era una filigrana di senso che si sviluppa nel corso della storia, e poi c'è il re d'erazione, cioè il momento in cui tutto si svela, appunto la fine del mondo. Quindi dà un senso lineare e rassicurante alla storia. Poi c'è un altro scienziato però che ha fatto un'ipotesi secondo me ancora più sottile e dice: perché a tutti, in tutte le culture, c'è questa idea della fine del mondo? Perché ci piace, in modo perverso, tutto sommato, pensare di non essere in un momento qualsiasi della storia. Cioè, se tu pensi di essere nel punto in cui sta per finire il tempo, vuol dire che non sei vissuto in un momento qualsiasi nell'oceano del tempo, ma sei vissuto proprio a ridosso del momento in cui tutto si svelerà. Quindi è una sorta di narcisismo, in qualche modo, del tempo. Cioè, Sandro Bondi in questo momento sta godendo, tu dici? Cioè, lì vede che tutto sta finendo, lui è comunque felice. Ho capito. E riusciremo un giorno comunque a darcela questa data di scadenza? Cioè, ci sarà una data precisa che sarà inconfutabile? Naturalmente no, perché l'evoluzione è sinonimo di incertezza. L'evoluzione, la nostra storia umana, il rapporto tra l'uomo e l'ambiente è sempre stato dettato dall'incertezza. Non sappiamo mai come va a finire, quindi se tu mi chiedi come andrà l'evoluzione in generale, io ti dico chi lo sa, chissà, perché non lo possiamo sapere. Il futuro, a maggior ragione, come andrà l'evoluzione umana, chi lo sa, non lo possiamo sapere, e ancora di più come andrà il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quindi chissà, chi lo sa. Scusi, ha detto chissà, chissà, sì. Chissà, tre volte, giusto? Sì, esatto. Chissas, chissas. Cos'hai in mente? Chissas. Sì. Ah! Siempre que te pregunto qué cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. ¡Ah! Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que tú me quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que tú me quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta? ¿Hasta cuándo? ¡Ah! Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. ¡Ah! Quizás, quizás, quizás. ¡Ah! Quizás, quizás, quizás. Sas! Chissà. Quattro esodati in musica, la risposta italiana dei Beatles. Vabbè, ragazzi, ognuna chi si merita. Secondo passaggio, seconda parola chiave di questo viaggio. La parola è disastro. La differenza con catastrofe? Era più improvviso la catastrofe. Questa qui già si sa, quindi un po' più morigerata. Però il dentismo è sempre quello, perfetto. Disaster,
presagio di una cattiva stella. Ci risiamo, l'uomo capisce che non può raggiungere la perfezione, quindi dà la colpa al male. Cioè, abbiamo bisogno del male per stare bene? Disastro è un'altra chiave di lettura di questi passaggi verso la fine del mondo. Una cattiva stella, disastro ha una connotazione diversa, perché è appunto il male che si manifesta attraverso la natura, il disastro naturale. Qui sai che è un dibattito che va avanti da tanto tempo, no? Alla metà del Settecento, 1755, c'è un grande disastro naturale, il terremoto di Lisbona. E i grandi illuministi di quel periodo si interrogano esattamente sul suo significato. Colpisce proprio nei giorni della rimembranza, colpisce quando ci sono le persone in chiesa, le donne, i bambini, colpisce gli innocenti. E quindi gli illuministi, i filosofi, si interrogano sul senso che possa avere un evento di questo genere. E c'è Voltaire che interviene nel dibattito e... Non ci posso credere, va bene, ok. L'illuminista Voltaire fa notare che, diciamo, si dà l'interpretazione canonica, cioè la fragilità umana, la contingenza del destino umano davanti alla brutalità, l'insensatezza amorale della natura, no? Poi però cosa succede? Qualche settimana dopo un suo collega che aveva la visione leggermente diversa dalle sue, che era Rousseau, dice... Siete messi d'accordo? No, non ci siamo messi d'accordo, però diciamo adesso vi trovo dei nomi di allora, stavo per dire Kant, ma so già che è facile, giusto? Okay. Ci trova preparati. Leibniz. C'è anche Leibniz di mezzo qua. Ah, i biscotti. Okay. Kant, Feuerbach. Bach, Feuerbach. Su Kant l'ho visto un attimo. Sì, mi sono proprio, come dire, fuoco della filosofia. Mi viene un Feuerbach proprio, che è un po' quel Kierkegaard, il guardiano delle chiese, insieme al bodyguard che c'è in me, in noi. E abbiamo scritto una canzone, il professor Macri ha dedicato il suo tempo per scrivere una canzone proprio sui filosofi, sulla filosofia. Io so che la sto distraendo dal discorso molto serio che faceva, no, però prego. Ci sta, è breve, lo conosciamo tutti la filosofia, qui siamo alla Biennale della Democrazia, come non conoscere la filosofia? Quindi partiamo con questo piccolo esempio di canzone filosofica, se la ricordo, vediamo, è una cosa che vediamo un po' se le suona... Fumavi Lacan davanti al Foucault, due belle popper e il naso un po' Camus. Eri gentile, io felice di averti adorno, ma tu mi hai messo in croce e già non ci sei più. La casa vuota, la sala deserta, una scritta sul taccuino. Ciao, io Bart. Un eco nella mente, la tua ombra contro il mur. Di te m'è rimasto solo un figo Benjamin. Sarà la logica dell'apparenza o la dialettica trascendentale? Sarà la critica della ragione o un giudizio conoscitivo? E allora Kant. E allora Kant. Tu Eva, io Kant. Beh, insomma, per farla breve, succede che il povero Rousseau gli risponde nell'agosto di quell'anno e gli dice: stai molto attento a chiamarlo disastro naturale, perché la natura si comporta così da sempre, non ha fatto niente di eccezionale, i terremoti ci sono da quando mondo è mondo, ma la gente muore perché noi costruiamo edifici che non sono adatti a rispettare, a tenere presente questo rischio, la violenza della natura, e quindi, dice Rousseau, sono i signori della città i veri colpevoli, è un disastro culturale, politico, non un disastro naturale. Il disastro naturale non esiste. Pensa tu a come ancora oggi, tutto sommato, siamo dentro questo discorso. Adesso sembra che, potrebbe sembrare, insomma, che voglia citare Fassina, ma non è così. E c'è gusto nell'essere profeti di sventura? Ma no, non credo ci sia gusto, perché Cassandra è una figura fantastica,
mitologica, perché è una ninfa condannata da Apollo, perché non si lascia sedurre, e Apollo la punisce nel modo più tremendo possibile, cioè le fa dire sempre qualcosa che è molto presumibile o probabilmente vero e nessuno le crede. E quindi è un destino paradossale, perché se ha ragione non ci sarà nessuno per gioire, per dire che ha avuto ragione, e se ha torto invece tutti le daranno contro, quindi una vera condanna. Torniamo al disastro naturale, torniamo a queste riflessioni che fanno da secoli. Si può prevenire un disastro naturale? Questa è una bella domanda. In Italia se ne discute tanto, ma secondo me non si va al nocciolo della questione come fanno in altri paesi. La risposta è molto semplice. Diciamo, l'evento disastroso non si può prevedere, perché è legato a fattori che non possiamo dominare del tutto. Ma questo non vuol dire che dobbiamo essere fatalisti, perché il rischio di un disastro, quello sì, si può prevedere benissimo, si può calcolare in termini di probabilità, e sulla base di questo rischio si possono fare politiche di prevenzione. Quindi non possiamo prevedere l'evento storico specifico, quando succederà, dove, sul dove qualcosa possiamo dire, ma il quando no, e possiamo invece prevedere qual è il rischio. Allora, ti faccio solo un esempio italiano: se tu hai in Italia dei vulcani esplosivi che hanno delle caratteristiche, cioè di stare zitti per tanto tempo, di accumulare energia e poi di esplodere in un colpo solo, andare a costruirci sotto può essere una cosa che per ora può sembrare tranquilla, ma sicuramente si sta esponendo delle persone a un rischio, e il rischio è prevedibilissimo, è quasi deterministico, non ti puoi sbagliare. Quindi qua c'è la grande distinzione tra chi fa prevenzione e chi preferisce affidarsi al fatalismo, chissà. Anche se a Napoli c'è la prevenzione, cioè proprio su questo campo c'è una sorta di pillola del giorno prima, diciamo. Sono dei maghi del fatalismo a Napoli, e hanno tutte le loro logiche, le loro regole per combattere questo fatalismo. Addirittura sono arrivati a inventare una pastiglia per dimenticare tutti questi mali e contro il fatalismo. Io cammino ogni notte, io cammino svariando, io non tengo mai sonno, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca, una persiana che sbatte, un lampione che luce, un'ubriaca che dice bussanna una porta ma rappre con c'è. A 3 mesi non dorme più, una vuchella moria scordà, gente dicite me come già fa, come già fa, dici sancelle voi come cazzo già fa, come cazzo. Non ho capito. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sientamme, come fa dormi, come fa scurda il mio dolce amor. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sientamme, come fa senti, come un rampascia e mi nebbia al cor. In te vetrine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicer fosfato bromo televisionato grammi 003. Pigliate una pastiglia, sientamme. Pigliate la pastiglia, pigliate la pastiglia, sientamme, come fa dormi, come fa scurda. Pigliate la pastiglia, pigliate la pastiglia, sientamme, come fa senti come un gran pascia e mi nebbia al cor. In te vetrine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero fosfato bromo televisionato radioattivi carbonato borotalco semelino cataplasma semolino la custata fiorentina mortadella dei panini con un mezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003. Pigliate la pastiglia, sienta me. Danke. Telmo, perché in questo passaggio di sola andata che è l'esistenza dell'uomo non riusciamo ad essere previdenti? O non vogliamo essere previdenti? No, facciamo molta fatica per tante ragioni, perché come disse scrisse una volta Hölderlin, pronti, prova tu, vi ho colto impreparati, noi reagiamo... Non credo fosse svizzero, comunque ok. Hölderlin.
scrisse una bellissima poesia dove spiega che noi affrontiamo il pericolo solo quando ce l'abbiamo davanti, quando è imminente, perché abbiamo un'etica della prossimità, cioè ci impegniamo soltanto in ciò di cui vediamo le conseguenze, in un prossimo vicino a noi o in qualcosa vicino nel tempo. Prendere un impegno nei confronti di chi non conosciamo, di chi ancora non esiste, per noi è difficilissimo. Questo è il motivo per cui la politica fa così fatica ad essere lungimirante, perché ha un tempo di controllo e di vantaggio che è troppo limitato e quindi non c'è la capacità di vedere più lontano, di fare qualcosa oggi sapendo che gli effetti positivi si vedranno fra tantissimo tempo. E i disastri naturali sono un esempio di questo, per la mancanza di prevenzione, ma anche perché siamo noi stessi che creiamo le condizioni certe volte per il disastro. Ti faccio un esempio velocissimo che mi ha impressionato, che è successo qualche mese fa. Tutti noi abbiamo sentito parlare e abbiamo vissuto anche la paura dell'epidemia di Ebola. L'abbiamo vissuta, soprattutto ne abbiamo parlato quando ha lambito l'Occidente, è arrivata da noi, ma nessuno ha parlato, o pochissimi, di quello che gli scienziati hanno scoperto, cioè di come è avvenuta quest'ultima epidemia, com'è che il virus è passato all'uomo questa volta. È passato attraverso i pipistrelli, ma non pipistrelli in generale, di grandi pipistrelli, le volpi volanti che abitano in Africa. E perché è successo questa volta? Perché in quelle zone dell'Africa, Guinea, Liberia, stanno spianando la foresta con enormi piantagioni di palma da olio. La palma d'olio è l'ambiente naturale di questi pipistrelli che si cibano dei suoi frutti, sono frugivori, si sono riempiti di migliaia, decine di migliaia di questi animali, sono aumentate i contatti potenziali con i bambini e con gli esseri umani attraverso il sangue, e Ebola è passato, ha fatto il salto di specie e è diventato un virus ancora più aggressivo perché muta molto velocemente. E pensa che nel paper scientifico, uscito su una rivista molto importante di ecologia, di solito non si prendono mai posizioni politiche, però lo dico perché l'hanno detto questi ricercatori, l'ultima riga era: finché noi continueremo ad applicare questa economia predatoria nell'Africa, di tipo neoliberista sfrenato, dovremo aspettarci gli esiti ecosistemici, cioè che l'ecosistema reagisca anche in questo modo. Detto in un paper scientifico mi ha molto impressionato, è la prima volta che succede. Torno alla parola disastro. Bravi. Il disastro sembra quasi alla fine una punizione che ci siamo cercati. È per questo che di fatto ogni religione prevede la fine del mondo. Beh, questo è un legame interessante perché c'è in tutte le culture e c'è in tantissime religioni, non soltanto nelle grandi religioni monoteiste. E c'è questa idea molto forte di un equilibrio perduto, no? Del fatto che l'uomo a un certo punto supera i suoi limiti, i limiti che gli sono stati dati, e allora c'è una punizione, c'è il diluvio universale che c'è in Gilgamesh tanto quanto nella Bibbia, e tutto sommato c'è sotto tutte queste storie l'idea della fragilità umana, no? Come nel Coelet è descritta meravigliosamente. E allora forse la preghiera è, in molte religioni è sempre stato il tentativo di tornare in sintonia con questa natura che ci fa sentire così fragili, che noi pensiamo sia portatrice di intenzioni, no? Di progetti divini su di noi. La preghiera è questo tentativo di tornare in sintonia con lei. Non so, stiamo toccando punti molto alti, quindi un po' mi viene da chiamarvi per riabbassare subito il livello. Però la preghiera, la spiritualità, forse potrebbe essere anche l'occasione per un momento collettivo. Ma noi siamo i proprio quattro, qua, tra l'altro, in questo luogo che sappiamo essere. Siamo i quattro mistici dell'Oriente. La misticanza, direi. I quattro tre remagi. E siamo pieni di Coelet. Siamo tutti amici di Coelet. Dico Coelet amici siam. Insomma, questo è per gli anziani presenti in sala. Il Coelet appunto ci pervade. E vogliamo quindi eseguire un brano che sia di buon augurio, un brano mistico. Un brano mistico che abbiamo ritrovato proprio qui a Torino. È giorni che noi veniamo da Torino. Gli scavi che vedete nelle strade non sono per i lavori, ma siamo noi che appunto scaviamo per cercare reperti storici, e ne abbiamo trovato uno proprio in via, non so se è Principe Amedeo, adesso non ricordo come si chiama, scavando sotto in questa strada. Noi abbiamo scavato, prima c'era una cattedrale, si ergeva una cattedrale in questa strada che divideva la strada in due. La cattedrale era costruita in legno, già allora non erano proprio previdenti, infatti Ezechiele Lupo lo dimostra. La cattedrale bruciò, giusto? Bruciò.
c'erano le candele dentro, sei scemo, e la cattedrale, scusa, facciamo brisi, arse, la cattedrale arse. Solo in un secondo tempo venne costruito quel quartiere, quindi si erse un nuovo quartiere, quindi arse ed erse diventarono i due paladini di Torino, arse ed erse. Allora, noi scavammo, facciamo un'escavazione veloce all'escavatrice, ecco, questo è il caterpillar che arriva, questa è la benna, vedete la benna scava così, voilà, e cosa trovarono sotto in terra? Lei, bravo, spazi un po', voilà, trovarono un signore e signori, uno spartito. Non è. No. Non è. Ecco, adesso è spartito. Su questo spartito giacevano dei pallini neri, cacche di topo, di pipistrelli dell'Africa, delle volpi, di pipistrelli volpe, che non conoscevo l'esistenza del pipistrello volpe, fa molta paura. Insomma, questi pallini neri, cos'erano? Erano quelle che oggi noi comunemente conosciamo come note, le note. Allora, erano sconosciute, quindi erano ignote. Prima di essere note, erano ignote, naturalmente. Allora, noi eseguiremo proprio queste ignote, che sono scritte da un frate che viveva nei meandri della cattedrale di legno, un frate circense. Chipstercense, perché si nutriva solo di patate, la setta del pollo che mangiava. Questo frate cistercense era anche un amanuense, tutto inense lui faceva, era anche medico forense, era estense perché era di quelle zone là vicino a Ferrara, e scriveva queste note dedicandole, siccome viveva da solo, recluso in questi meandri, le scriveva per un suo amico di penna, un suo confratello, per un altro frate, quindi scrisse questo brano da frate a frate. Appetita est, et omnis humus est in caliginis, et ille luna, it's the only light we'll see. Tempus est, advenitum, tempus est, advenitum, cum exis pavidam, en il tibi timorere, ex propinquo maneas proxima mia, ex propinquo maneas. Proxima.
segni da cui si può capire che la fine del mondo è imminente. Ti telefona sul cellulare Papa Francesco. Matteo Renzi ti guarda negli occhi e ti dice: stai sereno. Berlusconi che dice che il suo cane Dudù è come un figlio a cui manca la parola, Pier Dudù. Il leghista Matteo Salvini, quello che se è a Milano si mette la felpa con scritto Milano, se è a Torino si mette la felpa con scritto Torino, se è a Venezia si mette la felpa con scritto Venezia. A un certo punto esce di casa con una felpa con scritto: dove minchia sono? Beppe Grillo che dice sì alle nozze gay, ma solo se l'accoppiamento avviene in diretta streaming. L'avvocato Niccolò Ghedini riesce a dimostrare che in tutte le cause perse a causa sua, lui comunque era minorenne. A MasterChef finalmente cucinano Benedetta Parodi. La terza parola di questi passaggi verso la fine del mondo è nemesi. Il professor Macri non sa cosa vuol dire. Allora, glielo spieghiamo subito. Allora, nemesi è un'altra chiave di lettura molto bella, molto interessante per parlare della fine del mondo. Nemesi, tutti noi ricordiamo, vuol dire vendetta, castigo. Questo è il primo significato che a tutti viene in mente. In realtà, se andate a vedere qual è il senso etimologico profondo della parola nemesi, deriva da una radice indoeuropea molto antica che vuol dire distribuire. La nemesi è la giustizia distributiva e redistributiva. Quindi è la prima ninfa, la prima piccola dea del socialismo, potremmo dire. Quindi è l'idea che chi ha avuto troppo deve aspettarsi che arriva appunto la nemesi e redistribuisce a chi ha avuto di meno. Philip Roth ha scritto le pagine bellissime sulla nemesi. Addirittura gli scienziati hanno chiamato nemesi una stella nera che pensavano esistesse e fosse la causa delle catastrofi sulla Terra, soltanto che non l'hanno mai trovata. La nemesi è sempre stata presente nel nostro immaginario, nella storia delle idee occidentali e non solo. Pensate al dottor Frankenstein, al dottor Stranamore che si butta sulla Terra con la sua bomba atomica, a Samuel Butler che aveva paura già alla metà dell'Ottocento che le macchine avrebbero cominciato a evolvere proprio come gli organismi e ci avrebbero soppiantato e sarebbero state la nostra nemesi per l'eccesso di sviluppo tecnologico. Anche se la figura forse più bella, anche se uno non ci pensa di primo acchito, della nemesi è il mito di Don Giovanni. Don Giovanni è un mito straordinario che ha più di 1800 versioni nella letteratura, nel teatro, nei racconti, e noi pensiamo a Don Giovanni in prima battuta ancora una volta come al seduttore incallito, al sessuomane, e quindi lo vediamo come uno scandalo da questo punto di vista, ma in realtà il mito del Don Giovanni è un mito originario di laicità, perché è il mito di un uomo che è irriducibile a qualsiasi dogmatismo, alla religione, rifiuta in alcune versioni, per esempio in quella di Molière, che poi è diventata maledetta, perché il testo del Don Juan di Molière non è mai più stato ritrovato, è diventato proprio maledetto da tutti i punti di vista, addirittura rifiuta il Don Giovanni l'amore cristiano, quindi è l'uomo che si lascia ardere da una passione sfrenata senza limiti per una conoscenza tutta umana ed esclusivamente umana. Questo è il Don Giovanni, e quindi deve pagare la nemesi peggiore di tutti, perché la sua è la colpa più grave di tutte. E quando il Don Giovanni viene censurato, non vengono censurate le scene scabrose, ma viene censurato questo aspetto, diciamo, ateistico di Don Giovanni. La nemesi noi l'abbiamo vissuta anche nella nostra storia, l'abbiamo vissuta, il caso dell'Isola di Pasqua è molto interessante, in cui la nemesi è stata proprio il disastro che noi ci siamo coltivati dall'interno, quella popolazione è arrivata al collasso perché non ha capito che viveva in un posto limitato su un'isola e ha distrutto sostanzialmente l'ambiente, ha cominciato a dividersi, è cresciuta la popolazione, si è separata in faide e alla fine la civiltà è collassata, è implosa su se stessa, nemesi di sé.
Ma forse la storia più bella legata alla Nemesi in campo scientifico è legata a un grande scienziato italiano che una volta formulò una sorta di legge della Nemesi. Chi formula le leggi sono i fisici, sto parlando di Fermi, Enrico Fermi. Questo temevo che potesse esserci questo aspetto. È una storia interessante del famoso paradosso di Fermi. Vediamo se, ecco, confermi, vediamo se tu confermi questa cosa. Allora, succede questo brevemente. Fermi decide di tornare a Los Alamos a trovare i suoi amici, colleghi con i quali aveva partecipato al progetto Manhattan. Sono pochi anni prima poi della morte a Chicago di questo grandissimo premio Nobel italiano. Li va a trovare, decidono di andare a pranzo e vanno a pranzo a Los Alamos e iniziano una discussione casuale, così, rilassata. E a un certo punto uno di questi grandi fisici tira fuori la notizia che sui giornali del New Mexico di quei giorni si è detto che è stato avvistato un UFO per l'ennesima volta. No, sapete che quella è la zona dell'area 51, ci sono molti avvistamenti da quelle parti lì. E ovviamente questi grandi fisici alzano le spalle, dicono ecco di nuovo sta storia degli extraterrestri. Fermi invece dice no, attenti, perché non dovete prenderla sotto gamba questa cosa, non perché io vi stia dicendo che esistono davvero gli oggetti volanti non conosciuti, non riconosciuti, ma perché c'è un'interessante domanda che vorrei farvi, e qua subito c'è il tremore, perché Fermi di solito era uno che faceva domande alle quali era difficilissimo rispondere, e comincia a fare un ragionamento, dice seguitemi, dice ai suoi colleghi. Ora, voi adesso state ridendo, dice, però fate un calcolo statistico. Noi sappiamo, già lo si sapeva allora, che l'universo è potenzialmente pieno di sistemi stellari in cui dentro ci possono essere dei pianeti che possono ospitare la vita. Mettiamo, disse Fermi, che là fuori ce ne sono 1 milione, sui miliardi e miliardi di stelle che ci sono, prendiamo 1 milione di casi possibili. E questi suoi colleghi dicono, sì, va bene, d'accordo, fin qua ti seguiamo. E Fermi aggiunge, beh, allora, su questo milione è del tutto improbabile, disse, che la nostra civiltà sia proprio la milionesima più evoluta di tutti, quella proprio più avanzata di tutti. Il calcolo delle probabilità ci dice che sì, magari siamo molto avanti, però qualcuno probabilisticamente è più avanti di noi. Facciamo che ci sono 1000, in questo milione, 1000 civiltà che sono più avanti di noi. Siete d'accordo, disse? E questi, in effetti, abbastanza colpiti, dissero sì, in effetti hai ragione. Va bene, allora vi ho appena detto che là fuori ci sono almeno 1000 civiltà che sono più evolute della nostra tecnologicamente, culturalmente, e allora, disse Fermi, perché non ci vengono a trovare? Perché non entrano in contatto con noi? Avranno sicuramente sviluppato delle tecnologie per comunicare o per muoversi migliori delle nostre. Dove sono tutti quanti, se ci sono là fuori? Disse. Rispondetemi. A questo punto i fisici, i suoi colleghi erano un po' in imbarazzo. Fate conto che a tavola quello col titolo di studio più basso era un premio Nobel, perché gli altri erano John von Neumann, Oppenheimer e così via. Lui lascia rispondere a tutti, ci provano, qualcuno dice ma non vengono qui perché non gli interessa entrare in contatto con noi. Von Neumann risponde che in realtà gli extraterrestri ci sono già sulla Terra e sono gli ungheresi, perché si diceva a Los Alamos che i fisici ungheresi erano talmente bravi che venivano chiamati extraterrestri. Fermi fa rispondere a tutti e alla fine dice no, non ci siete assolutamente, io so la risposta, sapete qual è la risposta, basta che usiate la logica, disse Fermi. Evidentemente, perché quelli non ci vengono a trovare, perché non comunicano con noi? Perché evidentemente, disse Fermi, esiste una legge della Nemesi per cui tutte le civiltà che crescono in un pianeta ad un certo punto non si accorgono che abitano su un pianeta sferico, quindi con delle risorse limitate, la cultura cresce, la tecnologia cresce, la popolazione cresce finché implodono, collassano e quindi non possono poi procedere ulteriormente nello sviluppo tecnologico e culturale. In pratica, disse Fermi, non vengono a trovarci perché quelli che potrebbero farlo in realtà sono già estinti. Quindi la morale di questa storia, un po' triste come era tipico di Enrico Fermi, è che un alieno così evoluto per venirci a trovare è un alieno estinto. Grazie per queste belle parole e questa visione di ottimismo che abbiamo nella vita. Ringrazierei il mago Otelmo e soprattutto per aver parlato anche di questo gruppo rock che noi amavamo moltissimo, i Nemesis. Però ha parlato anche di Mozart e qui
voglio dire, nel tempio dell'opera lirica, diciamolo, non potevamo esimerci dal parlare anche noi di questo grande musicista. E soprattutto del Don Giovanni, grande opera. Ecco, bravo, citi. La ci darem la mano. Bravo, citi. La mi dirai di sì. Come cita lei? Vedi, ecco, ecco, cita. Partiamo il mio da qui. Grazie. Non volevo parlare di questo brano. Scusate, stiamo in pausa. Ma vorrei parlare di. Se vuole andare con il pubblico, io passo con il piattino, magari ci facciamo due lire. No, volevo parlare di un altro grande brano inserito nel Don Giovanni, Madamina, il catalogo è questo, cioè l'enumerazione delle conquiste bellissimo. Amorose di Don Giovanni un po' in tutta Europa. Allora, lei ce l'ha il catalogo? Ho trovato questo, spero. Lei la sa suonare al pianoforte? La studio ai domani. Vai pure con la base allora. Madamina, il catalogo è questo, dell'IKEA che per tutti è un desio, un catalogo egli ecco fatto mio, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Ane Boda 640, Elga Fengstad 231, 100 il Besta, il Pax 91, ma per lo Scrovsta son già 1300, già 1300, guarda queste che cucine, camerette, poltroncine, guarda questi materassi, con gli sconti e coi ribassi ci sono sedie d'ogni stile, d'ogni forma, che beltà, d'ogni forma, che beltà. Bestavara 380, Björkuden 121, 20 locca, il Benno 71, ma per il Godmorgo non rivichi in Betulla massiccio, ma per il Godmorgo non rivichi in Betulla massiccio, ahimè, sono già 1300, già 1300, rubinetti coi lavelli, sofa quadri e gli sgabelli, ci son pure dei cuscini, vasi eletti coi piumini, ci son cose d'ogni tipo, ma son tutte da montar, oh, son tutte da montar. Coraggio, prendete le istruzioni e venite meco. Poniamoci a terra come si suole. Applicarsi con costanza per montar con esattezza. Qui ci vuole di già una vacanza. La fortuna e la destrezza. E prendi in mano la chiavetta, il cacciavite, la pinzetta, legger bene le istruzioni e contar tutti i bulloni. E dalla base, la si imposta, tutto il resto lo si accosta, e se ancora traballante, devi aggiungere un tirante, e non importa se sia dritta, se sia storta, se sia bella, se sia storta o se sia bella, basta metter la rondella e qualcosa apparirà, e
qualcosa apparirà. Basta metter la gonnella e lavanda apparirà. Basta metter la gonnella e lavanda apparirà. Apparirà, apparirà. Danke, danke, la nostra musa ispiratrice, Nemesis. Grazie, grazie, prego, professore. Andiamo con la quarta parola in questo viaggio, in questo passaggio di sola andata. La parola è estinzione. Vi sentite chiamati in causa? Darwin scrive: l'estinzione della specie non sorprende più dell'estinzione del singolo. Oltre a sembrare il manifesto politico di scelta civica, significa che siamo programmati per estinguerci? Beh, sì, Darwin sostanzialmente dice che l'estinzione è il lato B dell'evoluzione. Ecco, mi sono già pentito. No, non l'ho detto, non l'ho detto, non l'ho detto. È, diciamo, l'altro lato dell'evoluzione. Perché è quel meccanismo che genera spazio, permette l'avvicendamento delle specie, come gli incendi nella foresta, quelli non dolosi, che liberano spazio e poi la diversità torna a ripartire più di prima. Se i dinosauri non si fossero estinti, non ci sarebbe l'uomo. L'evoluzione non si fa con i se come la storia, però è un esercizio interessante, perché tutto lascia pensare che sì, sia così. Cioè, se i dinosauri, in realtà i dinosauri, piccola notizia, non si sono estinti del tutto, perché gli uccelli sono diretti discendenti dei dinosauri e sono ancora qui tra di noi che sgambettano fuori dei davanzali. Ma diciamo, se loro, vuol dire, ce l'avessero fatta, avrebbero continuato a dominare tutti gli ambienti e non avrebbero lasciato spazio ecologico per i mammiferi. Noi, quando c'erano loro, eravamo dei piccoli roditori di queste dimensioni, vivevamo negli interstizi, chiamati proprio organismi interstiziali, quindi nessuno avrebbe scommesso un soldo sul nostro successo. Vi sentite chiamati in causa anche in questo lui, caso? Lui in particolare. E invece succede, cambiano le regole del gioco, i dominatori non ce la fanno e quelli a cui non avresti dato un soldo diventano loro i dominatori dell'epoca successiva. Quindi ci sono mille teorie sull'estinzione dei dinosauri, però ormai ce n'è una certificata, che voi comunque in ambiente scientifico ritenete la più credibile. Si sa oggi perché si sono estinti i dinosauri? Ma tutti, anche i nostri figli, i bimbi, legano l'estinzione dei dinosauri alla caduta di un asteroide avvenuta 65 milioni di anni fa. È vero, questo è confermato, in effetti 65 milioni di anni fa è successa una grande catastrofe dovuta all'impatto di un asteroide o forse addirittura di un frammento di cometa sul pianeta Terra, che ha generato una catastrofe che è quella che appunto veniva raccontata nel bolide dell'inizio di questo racconto, con tsunami colossali, un inverno durato più di 15 anni, tutte le catene alimentari che si interrompono. Una sfortuna pazzesca in realtà per i dinosauri, perché noi pensiamo che l'asteroide sia stato solo il colpo di grazia, nel senso che prima c'era stato già un cambiamento climatico, già loro erano in difficoltà e nel momento clou è arrivata la catastrofe e li ha fatti fuori quasi completamente, perché qualcuno ce l'ha fatta. Abbiamo un documento inedito, è a passo 1, è in bianco e nero, la qualità non è il massimo, però fotografa a passo 1 in bianco e nero e non è il massimo, ho detto. E fotografa esattamente quello che è successo in quel momento, come i dinosauri si sono estinti. No. Se prima eravamo in tanti a ballare l'alligalli, adesso siamo in quattro a ballare l'alligalli. Se prima eravamo in quattro a ballare l'alligalli, adesso siamo in tre a ballare l'alligalli. Se prima eravamo in tre a ballare l'alligalli, adesso siamo in due a ballare l'alligalli. Se prima eravamo in due a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli. Se prima ero solo a ballare l'alligalli,
Ecco, questo tecnicamente è il momento in cui si può chiedere il rimborso del biglietto? Abbiamo scelto. Sembra la strage delle olgettine dopo che ha smesso di pagare. Vabbè, loro stanno lì e continuiamo. Telmo, esiste una morale del dinosauro? Qual è? Te lo devo dire mentre queste quattro creature giacciono ai nostri piedi. Sì, dunque, c'è una morale del dinosauro che, diciamola così, dimostra che l'evoluzione, che la storia naturale è democratica, perché, come disse una volta un grande evoluzionista, Stephen Jay Gould, i dominatori non devono mai rilassarsi, non devono mai pensare di avere in mano le redini della biosfera una volta per tutte, perché quando meno te le aspetti le regole del gioco possono cambiare. E pensa il paradosso, che non lo diciamo mai, ma i dinosauri a loro volta erano stati i pochi sopravvissuti di una grande estinzione precedente, che era avvenuta 200 milioni di anni fa, e prima di loro dominavano delle altre forme che venivano chiamati rincosauri, giuro. Ce li abbiamo. Abbiamo anche i rincosauri, eccoli qua. Chiamati all'appello, hanno prontamente risposto. E insomma, i rincosauri ce l'hanno fatta, poi però estinti anche loro e sostituiti dai dinosauri. Ecco, però ci sono stati momenti in cui la Terra ha davvero rischiato l'estinzione di tutte le specie viventi. Di tutte sì, basta andare indietro alla fine del mondo precedente, 251 milioni di anni fa, quindi tantissimo tempo fa, alla fine del Permiano, succede quella che è stata chiamata la madre di tutte le catastrofi, perché dovuta a grandi eruzioni vulcaniche, quindi il colpevole questa volta erano i vulcani, e pensa che quella volta la vita è, lo scopritore di questo evento ha intitolato il suo libro Quella volta che per poco la vita non finì, perché sopravvissero soltanto il 7-8% di tutte le forme viventi. Eppure pensa che da quel 7-8% poi la vita è riuscita a ripartire e ha generato tutta la diversità attuale. Cioè siamo figli dell'UDC più o meno. Esatto, esatto, esattamente. E chi sopravvive? Il più forte, il più resistente, il più aitante, il più bello, il più colorato? Cosa racconta la natura? Guarda, io questo l'ho chiesto proprio a questo grande paleontologo che ha scoperto queste estinzioni. Ho chiesto, ma chi sopravvive il più adatto in questi casi? Lui disse no, quasi mai, perché è troppo veloce il fenomeno, non c'è tempo perché il più adatto si rivedi come tale, non c'è tempo perché la selezione naturale faccia il suo mestiere. Lui mi rispose, sopravvive in alcuni casi il più flessibile, o se vuoi il più opportunista, quindi quello per esempio che si ciba di cose diverse, il più generalista, e soprattutto il più fortunato, cioè quello che si trova nel posto giusto al momento giusto. E ha un nome? Beh, qua c'è. No. Mi sentite? Non so, se un esempio, non so, in questa estinzione del Permiano, in quel 7-8%, una storia molto curiosa questa, ovviamente doveva esserci anche un animale che poi darà origine ai mammiferi, altrimenti noi non saremmo qui a parlarne naturalmente, e pare che in quel 7-8% c'era un'unica forma di animale che si chiamava listrosauro, era un sinapside, un rettile ancora, ma che cominciava ad avere delle caratteristiche incipienti di quelle che poi diventano i mammiferi. E la cosa incredibile, ha scritto questo scienziato Michael Benton, è che nessuno veramente avrebbe scommesso un soldo sull'istrosauro, perché era brutto, poco sviluppato, molto poco intelligente, cioè con un indice di cefalizzazione molto basso. Era un erbivoro, quindi era una preda tra l'altro, eppure ce l'ha fatta l'istrosauro, e senza l'istrosauro noi non saremmo qui adesso. Se cliccate l'istrosauro su Wikipedia, questo è quello che esce. Ecco, un terapside erbivoro vissuto nel Triassico inferiore. Questo animale faceva parte dei sinapsidi, antenati, era un dicinodonte, due denti da cane. Non deve dire nodonte, se io dico dicinodonte, lei non deve dire nodonte. Scusate, siamo all'asile, l'età fa. Sì, lo fa lei, certo che lo fa lei, chi dovrebbe farlo, è brutto. Quindi aveva due denti da cane, fatti i denti da cane, un attimo dell'animale, eccoli qua, denti da cane, dalla corporatura robusta, insomma, sì, beh, si vede un barilotto così, il corpo simile a un barile, un barilotto, si mette ecco di profilo così, di taglia media lungo circa un metro, misuriamolo,
voilà, sì, esatto, e il loro aspetto ricordava quello dei maiali, con zampe molto forti, i denti ridotti a due lunghe zanne sporgenti dalla mascella superiore a formare una sorta di becco. Ecco, il becco si apriva un po' come cazzo voleva, però non importa. Allora, e la cosa incredibile è che questo listrosauro, l'ultimo dei sinapsidi, a questo animale è stata dedicata una canzone. Una canzone che a sua volta ha cantato un dinosauro qui in Italia e che ora noi canteremo a questo listrosaurus. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita. Ah, il listrosaurus è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai, forse meglio, perché no, tu che ne sai, tu non sai che peso ha questa fetida atmosfera. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come la luna va. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, ci puoi credere. Devi contare solo su di te. Oh no, su mille ce la fa. Vai Torino! Oh no, su mille ce la fa. Alles zusammen! Oh no, su mille ce la fa. Oh. Ciao Torino! Telmo, affinché ci sia un'estinzione di massa serve una tempesta perfetta. Vabbè, qui Pierluigi Bersani potrebbe insegnarci tanto. In cosa consiste la tempesta perfetta? Ma la tempesta perfetta è il modello che spiega queste catastrofi ed è una concomitanza di cause molto sfortunate, cioè queste cose succedono non quando ce n'è una soltanto, ma quando tutte insieme vengono a verificarsi. E in particolare sono tre, una sorta di, potremmo dire, tre trombe dell'apocalisse. Cioè soltanto quando questi tre fenomeni si verificano tutti insieme, succede un'estinzione di massa. E attenzione, perché il paper che ha spiegato questa scoperta poi si concludeva dicendo: non vi ricordano qualcosa questi fenomeni? Allora, le tre trombe dell'apocalisse sono: la prima è che fantastico, benissimo. Questa è la prima tromba e è l'idea che è il fenomeno per cui il clima comincia a cambiare più velocemente del solito. Non basta, naturalmente ci vuole la seconda tromba dell'apocalisse. Sì, diciamo, ok? E l'atmosfera, la composizione gassosa dell'atmosfera deve modificarsi in un modo particolare, per esempio deve aumentare particolarmente la CO2. Seconda tromba, ma non bastano queste due condizioni, ci vuole anche la terza tromba dell'apocalisse. Una trombetta. Benissimo. Ed è il fatto che in presenza delle prime due deve esserci uno stress ecologico, per esempio una specie che invade qualsiasi ecosistema, un impatto di un asteroide, eruzioni vulcaniche. Quando tutte e tre queste cause vengono a trovarsi insieme, abbiamo la tempesta perfetta, che non è la tempesta normale, ma è la tempesta del secolo. Questo è quello che succede nell'evoluzione quando c'è la fine del mondo. Sentiamo.
Sentiamo tutte e quattro le trombe, alzatevi signori, suoniamo le quattro trombe, anche la sua, usi anche la sua trombona, maestro, c'è con noi qui? Ecco. Pronti? Via! Cose da cui ci potremmo salvare se la fine del mondo fosse domani. Ci salveremmo dalla riforma della RAI di Matteo Renzi. Se fosse per lui, vorrebbe anche scegliere i titoli e i volti dei programmi. Alandini, per esempio, ha già promesso la conduzione di Protestantesimo. Ci salveremmo da Alfano al governo. Alfano, quello che quando sente parlare di se stesso è lui da solo che si guarda intorno e dice: Alfano chi? Ci salveremo da Gasparri che fa politica su Twitter. E il problema in questo caso particolare, ci tengo a sottolinearlo, non è Twitter. Ci salveremo dai grillini che vedono le scie chimiche, che poi uno anche se lo chiede, è meglio credere a un grillino o è meglio credere alle scie chimiche? Ci salveremo dall'anno santo, per il quale il sindaco Marino ha detto Roma è pronta, poi si è accorto che aveva parcheggiato la Panda in piazza San Pietro. Ci salveremo dalla buona scuola, quella riforma dove il dirigente sarà un manager, sarà un direttore del personale, sarà un direttore amministrativo, sarà un esperto di marketing, insomma se ti mandano dal preside trovi Briatore. Ci salveremo da Silvio, perché non voglio fare il catastrofista, ma secondo me se non si ritira nemmeno questa volta i Maya si incazzano per davvero. In quei primi anni le strade erano affollate di profughi imbacuccati dalla testa ai piedi, protetti da maschere e occhialoni, seduti tra gli stracci sul bordo della strada come aviatori in rovina. Carrole piene di cianfrusaglie, carri e carretti al seguito, gli occhi spiritati in mezzo al cranio, gusci di uomini senza fede che avanzavano barcollanti sul selciato come nomadi in una terra febbricitante. La rivelazione finale della fragilità di ogni cosa. Vecchie e spinose questioni si erano risolte in tenebre e nulla. L'ultimo esemplare di una data cosa si porta con sé la categoria. Spegne la luce e scompare. Guardati intorno. Mai è un sacco di tempo. Ma il bambino la sapeva lunga e sapeva che mai è l'assenza di qualsiasi tempo. Il quinto passaggio di questo viaggio di sola andata è l'Apocalisse. È inevitabile la fine del mondo, Telmo? Ma sì, nel senso, questo era un passo bellissimo di Cormac McCarthy, dalla strada, questo romanzo post-apocalittico, e sì, perché se proprio vogliamo guardarla in grande, il sistema solare che ci ospita un bel giorno farà un grande botto finale intorno fra 4,5 miliardi di anni e poi comunque si fonderà insieme, sì c'è tempo, certo, e poi si fonderà con la nostra galassia, si fonderà con quella di Andromeda, insomma succederanno tante cose perché la norma nell'evoluzione è la finitudine di tutto quanto che finisce, il che però non esclude il fatto che mentre siamo qua possiamo riconoscere la fortuna che abbiamo avuto
e per esempio riconoscere i diritti anche a chi ancora non ce li ha, le generazioni future che non hanno diritto di ricevere una terra più povera e più brutta di come l'abbiamo trovata noi, e la natura stessa. Quindi questa finitudine non significa disperazione, significa cogliere l'occasione che hai avuto. E la terra ce la farebbe senza l'uomo, anzi, forse starebbe anche un po' meglio. Ma questo è un bellissimo esercizio che si può fare, ma la risposta è molto semplice, sì, perché tolta questa cappa, questa pressione ecologica ovunque, ubiqua, praticamente la biodiversità tornerebbe ad esplodere, quindi ci sarebbe un'altra esplosione di diversità, esattamente come è andato con le estinzioni di massa del passato. Cioè, se domani sparisse l'uomo sulla Terra, cosa accadrebbe? Ma questo è un esercizio che è stato fatto da un giornalista scientifico americano, bravissimo, Alan Weisman, è uscito anche in italiano, il libro, è intitolato proprio Il mondo senza di noi, e ha fatto un esercizio molto bello, perché che poi è diventato anche un documentario di successo. Lui vede, ha calcolato, intervistando centinaia di esperti delle più diverse discipline in tutto il mondo, che cosa succederebbe dopo 24 ore, dopo una settimana, dopo un mese e così via, secoli, millenni. Allora scopri che le nostre città, per esempio, vivono di manutenzione. Già dopo una settimana è un disastro, si inondano le gallerie, i tunnel a New York, la vegetazione riprende sopravvento, si rompono gli infissi, si deteriorano tutto. Poi passano i mesi, passano le settimane, passano gli anni, i materiali si deteriorano, scopri che vabbè, la plastica durerà un sacco di tempo, la ceramica ancora di più, il bronzo ancora di più, e quindi vedi tutto quello che resisterebbe per tanto tempo. Poi Weisman va avanti ancora con la fantasia, ma in realtà è un esercizio non solo di fantasia, è proprio un modello. Allora immagina che passano migliaia e milioni di anni, ghiacciai che vanno e che vengono, alla fine non rimane veramente più niente e la Terra si ricopre di nuovo di una straordinaria, bellissima, lussureggiante vegetazione. E a quel punto, dice Weisman, mettiamo che siano passati 50 milioni di anni, lui dice, un ipotetico extraterrestre che guarda la Terra la vedrebbe vergine, cioè nemmeno il più bravo archeologo riuscirebbe a capire che su questo pianeta è esistita una civiltà che può aver lasciato dei segni, quindi sparito tutto. E il finale a sorpresa del libro, che è interessante, è che in realtà non è così, perché se tu guardi la Terra non trovi più niente. Però in realtà, 50 milioni di anni prima, cioè adesso, noi abbiamo già fatto in modo di inquinare l'universo attorno a noi, perché praticamente questo extraterrestre a 50 milioni di anni luce dalla Terra sentirebbe ancora tutte le trasmissioni radio, TV umane emesse 50 milioni di anni prima, quindi sentirebbe Bruno Vespa, sentirebbe tutto quello che volete, Sanremo, il Grande Fratello, tutto quanto, un po' sbiadito, con le lunghezze d'onda un pochino allungate, però lo sentirebbe ancora. E a quel punto, aggiungerei io al libro, immaginatevi la scena, sente Bruno Vespa, diciamo un po' lungo, un po' nasale, poi guarda la Terra e capisce perché non ci sono più forme di vita su questo pianeta. Insomma. Sarebbe bello prendere un campione rappresentativo in questo mare dell'etere, riuscire a pescare un elemento così da donare all'alieno evoluto. Certo, cioè, ci sono etero, tutti, anche non etero, genere, però, anche sì. Non etero. In questo etere sono rimaste sospese della musica, immaginiamo, come dice il professore della musica, che è andata in televisione o che è passata per la radio. Allora pensiamo, facciamo un esempio facile, Sanremo. L'ha citato, Sanremo è rimasto nell'etere, però appunto come dicevamo c'è etere e etere. Prendiamo una canzone famosa, state lì, venite su con noi a collaborare. Immaginiamo l'etere francese. L'etere francese, cosa è rimasto nell'etere francese? Sicuramente non la stessa cosa che è rimasta nell'etere italiano, perché appunto c'è etere, per esempio tipo questa. Laissez-moi chanter. Avec la guitare dans la main, laissez-moi chanter, je suis un français vraiment. Oppure nell'etere, quello di un paese dell'est, possiamo pensare cos'è rimasto nell'etere di un paese dell'est, vediamo. Thank you.
ecco, oppure c'è ancora qualche etere, c'è un etere, potremmo pensare all'etere quello alemando, tedesco, l'etere tedesco. Ich bin ein Deutsche, ich bin ein Kartoffel, ich bin ein Katzhauser, keine Gegenstände, Zapatan. Oppure c'è ancora un etere che possiamo, quello italiano, ritorniamo all'etere italiano e vediamo cos'è rimasto nell'etere italiano. Lasciatemi guidare col cellulare in mano, lasciatemi buttar monnezza dall'ultimo piano, lasciatemi occultare un po' di soldi in nero, io sono un italiano vero. Grazie. Questo è quello che ci aspetta. Svelare, scoprire, portare alla luce qualcosa di nuovo, questo è il significato del termine Apocalisse. Quindi c'è anche un lato bello dell'Apocalisse. Sì, dipende da come lo interpretiamo. Apocalisse vuol dire proprio svelamento, è il momento in cui si rivela il senso della storia. Può essere il senso che c'era fin dall'inizio oppure un senso che non c'era fin dall'inizio, cioè la contingenza della nostra storia, il fatto che in un sacco di occasioni del passato le cose potevano andare diversamente, noi non saremmo qui. Questo può essere un messaggio disarmante, ma anche un messaggio molto bello, perché vuol dire che abbiamo avuto una sorpresa, che abbiamo avuto una opportunità. Non eravamo previsti, eravamo improbabili, però ci siamo e quindi abbiamo avuto la nostra occasione. Sarebbe sensato giocarsela un po' meglio di come abbiamo fatto fino adesso. Quindi l'Apocalisse è una sorta di atto politico, perché ti viene data una possibilità. Questa è un'interpretazione, sì, che io proporrei. Il senso della possibilità lo ha scritto meravigliosamente Musil nell'Uomo senza qualità, no? Ci sono uomini che hanno il senso della necessità e ci sono uomini invece che hanno il senso della possibilità. Quello che la storia evolutiva ci insegna è che altri mondi erano possibili, sono stati possibili e si sono realizzati e molti altri non si sono realizzati. Quindi il passato era aperto, a maggior ragione il futuro è aperto. Quindi non fidiamoci di chi ci dice che non ci sono alternative, perché l'evoluzione ci insegna che ci sono sempre state delle alternative. Quindi altri modelli sono possibili, anche altri modelli di sviluppo. E se dovessi scegliere proprio un testo poetico fantastico che ha descritto questa idea meglio credo di chiunque altro, perché poi la poesia riesce ad arrivare proprio al succo delle cose, è di un premio Nobel per la letteratura di origine polacca, scomparsa di recente, che era Wisława Szymborska, e che scrisse una poesia, si intitolava Nella moltitudine, che credo che descriva meglio di qualsiasi altro testo questo messaggio, questa idea. Prego, maestri. Sono quella che sono, un caso inconcepibile come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido, così da sotto un altro tronco sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, ragno, gabbiano, topo di campagna. Ognuno va subito a pennello e docilmente è indossato finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno, molto meno a parte, qualcuno d'un formicaio, banco, sciame ronzante, una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento, qualcuno molto meno fortunato, allevato per farne una pelliccia, per il pranzo della festa, qualcosa che nuota sotto un vetrino, un albero conficcato nella terra a cui si avvicina un incendio, un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi, uno nato sotto una cattiva stella, buona per altri. E se nella gente destassi spavento o solo avversione o solo pietà,
se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse, la sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo dei momenti lieti, poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare. Potevo essere me stessa, ma senza stupore. E ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso. La banda Osiris. La banda Osiris. La banda Osiris. La banda Osiris. Telmo Pievani. Telmo Pievani. Telmo Pievani. E Fede Taddia. Fede Taddia, Fede Taddia. Grazie davvero per aver viaggiato con noi questa serata. Vi ricordo che lo spettacolo è tratto dal libro La fine del mondo, edizione Il Mulino, scritto da Telmo Pievani, che insomma è la parte seria dello spettacolo. La cialtroneria invece gliel'abbiamo messa noi. Grazie ancora.